Direttore, 5 partite tra Coppa e Campionato, 4 vittorie e un pareggio, inizio di stagione sicuramente molto positivo, c'è un po' di rammarico per i 2 punti persi con la Vispesa, però c'è poco altro da aggiungere da questo punto di vista. Certo, è molto positivo l'inizio, però come hai detto te, questi 2 punti dispiace averli lasciati per strada, 2 punti che meritavamo di avere, è andata così, non si può tornare indietro, bisogna guardare avanti. Avanti in Coppa Italia, a tal proposito è arrivata la vittoria del Teramo con il Siena, ci sarà questo derby che sarà un gustoso anticipo di campionato poi? Sì, ci sarà questo derby, però sarà a novembre, quindi ancora è presto, dobbiamo pensare subito al Montevarchi noi e poi piano piano penseremo sempre alla partita che affronteremo in quel periodo, ma adesso dobbiamo pensare solamente al Montevarchi. Direttore, Montevarchi, squadra ostica, squadra che seppur matricola ha dimostrato fino ad oggi di avere dei valori, 6 punti in classifica e vittoria con la Virtus Entella qualche settimana fa. Sì, è una squadra neopromossa, organizzata, che ha molto entusiasmo e quindi sta facendo molto bene, come hai detto te ha già battuto anche l'Entella in casa, ha vinto domenica fuori casa, è una squadra organizzata, una squadra che quando parte giocatori sia bravi tecnicamente ma che hanno una gran gamba, forza, sarà una partita difficile. Come procede la crescita della squadra? Benissimo, benissimo, adesso piano piano i ragazzi che abbiamo cambiato quasi tutto sinceramente, l'avete visto, quindi si devono trovare, devono capirsi ancora meglio, piano piano lo stanno facendo, cresceranno e come dico sempre sono sicuro che alla fine ci toglieremo delle grandi soddisfazioni. Manca probabilmente qualche gol degli attaccanti. Arriveranno anche i gol degli attaccanti. Tornando per chiudere, direttore, alla gara di Pontedera con il Montevarchi, secondo lei cosa bisogna temere della formazione toscana? Ma l'ho detto prima, una squadra che ha tanto entusiasmo, una squadra neopromossa che sta molto bene in campo, accetta anche gli scontri gli uno contro uno, molte volte rimangono a 3 dietro, quindi è una squadra che ha forza, gamba, è una squadra complicata da affrontare, però è anche vero che sarà molto complicato affrontare anche noi. Ultimissima, è arrivata la vittoria col Grosseto in Coppa Italia, lei è grossetano doc, cosa ha provato vedendo la squadra della sua città scendere in campo all'Adriatico? Beh, ho provato, è bello sempre insomma, affrontare e rivedere persone che si conoscono insomma, da tanti anni che non le vedevo, però alla fine contava vincere, volevo vincere, abbiamo vinto e sono molto felice.